Il tuo focus ad inizio wipe deve andare sulle quest. Buttandoti su altro rallenterai solo la tua progressione. Per capire quale quest fare prima ti consiglio FT Monster o la wiki. Ad esempio su FT Monster puoi controllare il collegamento delle quest. Perdere tempo su una quest che non ti porterà a sbloccarne altre potrà rallentare la tua progressione. Grazie a questi siti potrai anche controllare quali item ti serviranno per le quest. Con queste immagini infatti potrai vedere tutti gli oggetti richiesti da tutti i trader. Trovi tutti i link in descrizione. Nonostante inizialmente devi cercare molti item, non conviene scavare troppo perché di inizio wipe, soprattutto alcune mappe come Lighthouse richiedono troppo tempo per entrare in game e questo rallenterà il completamento delle quest. A riguardo delle quest, evita di farne una alla volta. Cerca invece di pensare a più quest possibile in contemporanea. Prima di entrare in raid, stabilisci un piano d'azione e cerca di seguirlo. Se entri per fare una missione, buttarti a lootare a caso ti farà solo perdere tempo e magari ti farà pure morire inutilmente. Per questo ti conviene evitare zone piene di gente poiché il PvP a questo livello non ne vale il rischio. Se sai giocare bene in solo fallo, poiché in questo modo non dovrai dividere gli item con gli alleati. Se invece non te la cavi molto bene, gioca pure in team, ma perlomeno cercate di organizzarvi in modo da suddividere gli item in maniera efficiente. Soprattutto cerca di sbloccare il prima possibile i crafting utili nel layout per risparmiare tempo che dovresti spendere raidando alla ricerca di item. Tipo io ad inizio wipe crafto un sacco di M61 e comprare ogni volta mi farebbe sprecare troppi dollari. Cerca di sbloccare la libreria in fretta per aumentare la velocità con cui XP le skill. Prima aumentano, prima avrai un vantaggio sui tuoi nemici. Se trovi oggetti molto richiesti ad inizio wipe come i light bulb e i bolt, vendili, poiché inizialmente costano molto e più tempo passa, meno costeranno. Le armi che consiglio di utilizzare ad inizio wipe, prima dello sblocco del flea market, sono SKS con PS, Kedr, Mosin e UMP. Dopo lo sblocco del flea market invece ti consiglio di buttarti sul 5.45, perché per avere un'arma tranquillamente utilizzabile ed avere proiettili semidecenti ad inizio wipe, spenderai davvero poco. Rushando in questo modo sbloccherai i trader più velocemente degli altri, avendo accesso a gear migliore e risultando in vantaggio rispetto alla media di persone. Arrivato a questo punto non ti conviene che sfruttare il vantaggio ed iniziare ad usare armi moddate bene, cosa che puoi capire come fare in questo video.